Si chiamava Moses Ivan Metis Brown, aveva soli 4 anni di età e purtroppo è morto grazie ad un nubifragio nell'Oceano Atlantico un anno fa di tempo, tra decine di persone che persero l'esistenza, o meglio la vita. C'è anche questo bambino, era stato messo sul barcone dalla madre perché voleva permettergli di recarsi a scuola, di andare a scuola. La madre Charlotte e lui della Costa d'Avorio avevano realizzato questo importante viaggio fino al Marocco in Africa e una volta giunti in loco cercarono di scalpare, o meglio di salpare, nella isola della Gran Canaria. Una scelta forse azzardata ma importante. La Charlotte avrebbe detto: volevo che mio figlio andasse a scuola. Parole che ricordano la voglia da parte della madre per far sì che il figlio avesse un'istruzione adeguata. Era il giugno del 2023, una tragedia veramente devastante. Un barcone parte dal Marocco alla volta delle Canarie, più di 60 migranti a bordo, 24 in salvo, gli altri 37 morti, dispersi, tra cui il piccolo Moses. Una vicenda questa che ha dell'incredibile. Questi viaggi li chiamo i viaggi della tragedia, sono viaggi impetuosi, lunghissimi, in cui spesso e volentieri muoiono vite innocenti. Moses Ivan Metis Brew, riposi in pace. Amen.